Ciao a tutti amici, c'è qualcuno di voi che si chiama Mattia? È un nome particolare perché di solito sentiamo sempre Matteo, capito? Il famoso evangelista, no? Il discepolo di Gesù. Ma chi è questo Mattia? Chi lo sa? Lo metteremo nei quiz. Mattia è stato il sostituto di Giuda Iscariote. Infatti le letture di oggi ci offrono proprio questo, no? Quello che succede nella comunità degli apostoli, dei discepoli, dopo la risurrezione di Gesù, in cui Pietro si alzò in mezzo ai fratelli e fa un discorso dicendo che era già stato predetto che Giuda avrebbe tradito il figlio di Dio. Cita versetti dell'Antico Testamento, leggetelo, è interessante, e a un certo punto dice che proposero due discepoli sostitutivi a Giuda Iscariota. Uno era Barsabba, Giuseppe detto Barsabba, soprannominato il Giusto, e poi Mattia, senza soprannome, Mattia. E lo Spirito Santo fece cadere la sorte, qui la chiamano la sorte, ma non era fortuna, era una preghiera di discernimento allo Spirito Santo, su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. E Mattia è un uomo straordinario, ma io ho pensato, chissà che, come si sarà sentito questo Mattia. Perché da una parte avrebbe potuto dire, beh sì, adesso mi chiamano in causa, però io non ero tra i primi 12, io sono una riserva quasi, no? Un sostituto. Avete mai giocato a pallone in uno sport? Quando sei in panchina, non è, vorresti essere titolare, sì, poi entri, ma sei sempre la seconda scelta. Ma io penso che Mattia, come ognuno di noi deve essere, invece abbia detto: Oh, ma che onore glorioso Dio mi ha riservato di farmi unire ai 12 apostoli. Io che dovevo essere l'ultimo sono stato associato al gruppo dei 12. Che onore! Guardate come possiamo vivere l'elezione del Signore, la chiamata del Signore in maniera diversa. A volte noi, come dire, siamo i chiamati dell'ultima ora, quelli che arrivano dopo. Noi dopo tutto siamo gentili, cari fratelli e sorelle, non siamo ebrei, siamo innestati nell'albero della salvezza. E non dobbiamo sentirci inferiori perché qualcuno è stato chiamato prima di noi, perché riceve più onore di noi. Noi dovremmo essere grati semplicemente perché siamo chiamati cristiani anche noi, che eravamo niente, spazzatura. Io a volte penso a come ero prima. Io meritavo di ricevere calci nel sedere. Se io tornassi indietro, lo dico ai miei figli, se io tornassi indietro nel tempo e vedessi me stesso a 20 anni, 18 anni, e voglio dirvi che ero uno che andava a messa la domenica, che non diceva che Dio non esisteva come gli altri miei amici, l'ho detto nella mia testimonianza, leggetela in home page. Io tornerei a prendere e dicevo: Ma tu che cosa stai facendo? Mi prenderei a schiaffi. Quindi a volte dico: Signore, da dove mi hai preso? Io ero peggio degli altri, è un credente fasullo, un credente inetto che cercava di fare le cose degli atei e dei pagani. Però dicevo di essere credente perché sapevo che c'è. Peggio ancora, guardate, meglio uno che non credeva e poi si è convertito di un cristiano all'acqua di rose. Quindi io so cosa vuol dire essere preso dopo. E io credo che ognuno di noi dovrebbe essere grato a Dio per la chiamata che ha avuto, anche se è arrivata dopo, anche se c'è gente che è più avanti di te, gente che è più onorata di te. Oh, Signore, che bello quando onori gli altri e sei felice perché comprendi il valore che hai, quello di essere cristiano, che è la perla preziosa, la cosa più importante di tutto. Quindi abbiamo un cuore come quello di San Mattia, ma voglio soffermarmi sul Vangelo perché oggi è davvero potente. Gesù fa un discorso potentissimo in cui a un certo punto dice delle cose che mi hanno colpito molto. Il primo è questo. Il mio comandamento è questo. Vi ricordate che qualche settimana fa, anzi la settimana scorsa, abbiamo detto come rimanere uniti a Dio, legati a Dio? Qual è? E Gesù aveva detto: osservate i miei comandamenti. Ma la domanda che ci pone è: qual è il comandamento di Dio? Beh, ce ne ha dati due praticamente. Il primo è credere che Gesù è il figlio di Dio, ma il secondo, e qui lo ribadisce due volte, è di ugual misura quasi.
Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Ed è inseparabile dal primo. Questo mi ricorda molto i 10 comandamenti, i primi 2 comandamenti, che si riassumono in questo: ama il Signore Dio con tutto te stesso, il tuo cuore, la tua mente, ve lo ricordate? E ama il prossimo tuo come te stesso. Qui entra nel cuore della relazione con Dio. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Non c'è amore più grande di questo? Ditelo. Dare la propria vita per i propri amici. Fantastico, meraviglioso. Il cuore della legge, della rivelazione di Gesù Cristo è l'amore. È l'unico faro nella notte. Se tu vuoi sapere se stai seguendo Gesù Cristo, il Vangelo, se l'hai capito, se è un figliolo di Dio, un suo discepolo, c'è amore in te. Ami gli altri, dai tuoi fratelli nella fede a quelli fuori, ai pagani, ai bestemmiatori, li ami tutti. Questo è la nostra guida, c'è amore in noi. E va avanti dicendo una frase potentissima: io non vi chiamo più servi, ma amici. Perché? Perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Ma io vi ho chiamato amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. La relazione che Gesù ci ha portato non è una relazione di servitù. A volte diciamo: io sono il servo del Signore, per carità, è bellissimo, siamo servi del Signore. Ma lui vuole una relazione più profonda, l'amicizia. Il servo, come il dipendente di lavoro, fa quello che deve fare perché è pagato. Fine. Bravo servo, hai fatto ciò che dovevi. Ma quello che Gesù ci è venuto a portare è l'amicizia. E io non ti dico solo fai quello che io ti dico, ma ti dico il perché. Se tu sei non più servo ma amico, e bisogna capire a qual è il nostro livello di intimità con Gesù. Gesù ti parla, ti rivela, ti svela le cose. Tu non obbedisci solo al Vangelo perché pensi che sia giusto, ma tu senti la voce di Gesù che ti rivela attraverso lo Spirito Santo il perché di certe cose, il suo cuore, le sue emozioni. Volete sentire le emozioni di Dio? Gesù soffre a volte, ha amore, ha gioia. Voi sentite le sue emozioni, le emozioni di Gesù? Se siete amici le sentirete, allora servire il Signore e fare la sua volontà sarà una gioia, perché Lui si confida con voi come un amico, come Mosè lo era per Dio. Ma infine questo che mi piace molto e si ricollega all'inizio quando dice: non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Al tempo degli ebrei, dei rabbini, erano i discepoli ovviamente che si sceglievano il maestro. Ah, io voglio Gamaliele, no, io voglio Nicodemo, ah, io voglio. Invece Gesù è l'unico che dice: tu vieni, seguimi, seguimi. Ed è quello che è capitato a Mattia. Non è stato lui ad essersi proposto, ma è Gesù che attraverso lo Spirito Santo ha rivelato a Pietro e agli altri di dire: voglio Mattia. Siamo sempre scelti, sia che siamo convertiti da 50 anni o da 5 minuti, la chiamata è la stessa, siamo tutti prescelti, scelti fin dalla fondazione del mondo. Onoriamo questa chiamata, questa elezione, perché c'è chi ancora non è stato scelto. Riuscite a capire l'importanza, la perla preziosa della nostra vita cristiana e del nostro essere cristiani? Bene. Con questa consapevolezza meravigliosa che siamo stati scelti da Dio e che dobbiamo amare gli altri. Io vi saluto, vi voglio tanto bene, passate un fantastico martedì, che Dio vi stra benedica. Ciao.